Affermo, è successo proprio di tutto, ma nessuna forma di sopore, e non solo per il freddo. Due gol, uno per parte, tre legni, due neroverdi e sono nove per gli amanti della statistica. Quattro espulsioni, due ciascuno. Scene a tratti da Far West tra giocatori. Il Chieti che segna era ora allo scadere. Tafferugli a fine gara con cariche della polizia, ma sembra niente di grave. Conseguenze invece, col Catania il Chieti sarà senza mister Braglia, Coppola, De Simone e Biancolino per squalifica, Porro per un probabile stiramento, niente male. Di Caruccio c'è l'esordio dell'imberbe teatinissimo Alyosha Mammarella, uno spezzone dignitoso e portafortuna per lui. Andiamo con ordine, Braglia conferma l'11 del secondo tempo contro la Torres, con Coppola tra i migliori con Biancolino e De Simone al posto di Rajcic dall'avvio. Fermana compatta con mister Pagliari, una panchina contestata dai tifosi da salvare, l'impresa riuscirà fino a una manciata di secondi dalla fine, ma i canarini tireranno fuori unità e orgoglio eloquenti sul futuro. Cronaca incredibile. Primo, De Simone lancia perfettamente Biancolino, fuori gioco che non c'è, potenziale fuga rintuzzata del centravanti. Nono, Biancolino recupera una palla destinata sul fondo, la fa sua e punta sul primo palo. Pardini fa già capire che gara giocherà. E Chieti batterà il primo degli otto angoli a uno, un dato anche questo. Nero Verdi Benino, Fermana che giochicchia. Al ventesimo l'impensabile. Maschio è bravissimo a servire in verticale Nassi, un fulmine tenuto in gioco forse da Petitto. Nassi segna e il Chieti e i tifosi protestano perché l'offside, che forse non c'è, pare vistoso. Pare. Braglia alza la voce e Squillace, che complessivamente non dirigerà male, lo manda negli spogliatoi. Reazione più nella testa che nelle gambe. 38esimo, punizione di De Simone, Pardini vola male e Zattarin a porta sguarnita vede tardi il cadeau. 44esimo, De Simone, punizione splendida nel 7, ma Pardini ancora più splendido. Ripresa, il solito palo del solito De Simone dopo appena 38 secondi, nessuno che approfitti sul legno interno che ricaccia la sfera. Quarto, Tacchi è solo sulla sinistra, converge e tira sulle cosce di qualcuno. Sesto, Pignotti fionda un sinistro imparabile, ma Pardini dice che si può. Sulla respinta Zaccagnini finge la mazzata e assiste Biancolino che mira, forse con una deviazione di poco fuori. Nono, Biancolino, servito bene da Coppola e anticipato da Pardini. Poco dopo Lacrimini butta giù Tacchi al limite, per il fischietto calabrese chiara occasione da rete, fuori uno. Sette minuti dopo Micallo, vivace difensore marchigiano, trattiene Biancolino in fuga, giallo inevitabile ma per lui il secondo, fuori due. Chieti con due uomini in più, dentro pure Porro che si farà male presto. A diciannovesimo l'assedio si chiude con un colpo inguardabile ma da felice posizione di Coppola. Ventiduesimo Tacchi serve Papa nell'area piccola, ala anticipata. Venticinquesimo, guardate un po' che roba, bolide su punizione di Biancolino. Pardini tocca quanto conta, botta sotto la traversa e sul capo di Papa che in tuffo riesce a spedir fuori. Pare una maledizione. Alla mezz'ora esordisce Mammarella. Al 38esimo una folle mischia, una delle tante, in area canarina. La palla fa ciò che vuole, ma non nel posto giusto. E tre minuti dopo il Chieti si complica la vita con l'espulsione di De Simone che minaccia con un pugno l'avversario. Non solo. 47esimo, ecco il finale, punizione di Nicodemo, Papa svetta, colpisce, ma fuori. La Fermana respira e per la prima volta si fa viva in un paio di clamorose occasioni. Può chiudere il match, 48esimo, traversa piena di Capitan Di Fabio. Pazzesco al 49esimo, con la Fuente in attacco, la Fermana in contropiede a quattro uomini e una porta spalancata. Ma Maschio riesce a farsi ribattere il colpo del KO proprio dalla Fuente sulla via del ritorno. Di lì parte l'azione del pari. Tacchi in fila e il canale vincente per Biancolino, la cui botta sicura è ancora una volta respinta da Pardini, che nulla può però sul piattone destro non facile dello stesso attaccante. Il tutto sotto la curva nero-verde, il finimondo, dentro prima, fuori dopo.